stata una soddisfazione veramente immensa, perché da venendo da un anno passato fantastico, dove abbiamo fatto veramente presenze giornaliere proprio extra, e le famiglie sono la nostra forza, e lasciarle senza un servizio valido un po' ci dispiaceva. Non dipendeva da noi, ovviamente. All'ultimo abbiamo avuto una svolta in positivo e siamo tutti stra mega contenti. Sulla falsa riga dell'anno passato, sulla falsa riga di quello che avevamo ereditato dal EduCamp del CONI, è un multidisciplinare, quindi ci dividiamo in gruppi di fascia di età diciamo similare, per poi farli a rotazione giornaliera, fargli provare più attività all'interno della stessa giornata di campo, insomma. Oltre a me, chiaramente, abbiamo della Virtus, abbiamo Giulia Sabò, che è in Virtus da quando aveva 6 anni e ora è un atleta velocista e ha iniziato anche, tra l'altro, è tecnico della Federazione Italiana d'Atletica Leggera da un anno. Poi abbiamo, sempre della Virtus, abbiamo Lorenzo Dumini, Mattia Paterni, Nassim Moraitel, Irene Della Bartola, che con noi, oltre a essere atleti, hanno iniziato da qualche anno a darci una mano proprio con l'intrattenimento dei ragazzi. Martina Leoni, che con me collabora nella categoria esordienti della Virtus. Poi abbiamo sempre della Virtus, è giovanissima, Angela Bullari, e poi Velia, ovviamente Velia ha tantissimi anni che è in Virtus, e in più Mattia Mugnani, che è da 2 anni che segue la categoria ragazzi insieme a Laura Banducci e Silvia Della Ghella, che io gli farei un saluto, e anche a Francesco Giorgi della categoria ragazzi. E abbiamo, ultima di ordine ma non per importanza, una new entry direttamente da intrattenimenti, campi estivi, centri solari per altre diciamo entità della zona, della Lucchesia e non solo, anche in ristorazione, intrattenimento bambini. Abbiamo Greta, che è secondo me la ciliegina sulla torta che ci voleva.